Salve a tutti, eccomi qua, io sono Carlo Menicatti, in questo breve video vi racconto appunto l'esperienza di questo bellissimo evento. Abbiamo avuto il piacere appunto di effettuare al Circolo di Leccio il 30 marzo scorso. Stiamo parlando di San Mezzano tra cinema e cucina valdarnese. E ringrazio ulteriormente appunto anche con questo video Massimo Sottani, presidente del comitato, e tutto il comitato, Ferdinando Panciati, Ximenes d'Aragona e tutto lo staff e volontari che hanno allestito, organizzato l'evento al Circolo di Leccio, insieme a me e mio padre. Abbiamo potuto quindi approfondire questo lato di San Mezzano, davvero curioso e anche inedito, su certi aspetti. Io ho curato la parte cinematografica e mio padre, appunto, durante la serata ha descritto il menù e preparato il menù insieme ad altri volontari del comitato, e quindi si è dedicato appunto alla parte della cucina per quanto riguarda l'evento. Condivido anche il menù della serata per curiosità appunto sui piatti che sono stati descritti e preparati proprio in questo evento. Richiamano alla cucina valdarnese, ma anche per due piatti specifici, quelli dei primi piatti, anche due piatti venivano preparati proprio negli anni 70, nel periodo in cui il San Mezzano era albergo ristorante. Stiamo parlando dei guelfi e ghibellini, questi primi piatti davvero speciali di San Mezzano. Io ho poi descritto la parte del collegamento tra cinema e cucina nell'ambito del Castello di San Mezzano. Ma andiamo con ordine, perché prima dobbiamo partire da colui che ha realizzato questo capolavoro, ossia il castello, il marchese Ferdinando Panciati, Ximenes d'Aragona. Siamo partiti proprio da lì, da colui che ha realizzato questo capolavoro, il castello di San Mezzano, al marchese Ferdinando Panciati, Ximenes d'Aragona, castello che è stato realizzato nell'arco dei 50 anni, come tutti noi sappiamo, nella seconda metà dell'Ottocento, e lo iniziamo a descrivere proprio nell'ambito del collegamento al mondo della ristorazione, della cucina, con la sala che rappresenta questo contesto, la sala da pranzo. Stiamo parlando della sala dei pavoni, che la vediamo appunto sia nel periodo degli anni 10 e 900, quindi dopo la sua completamento appunto del castello, le sale del castello, del primo piano, il cosiddetto piano nobile del castello di San Mezzano, con una tavola che caratterizza appunto l'intera sala, lungo l'intera sala, e poi ai lati della sala, dell'ingresso, la porta d'ingresso della sala, ci sono appunto questi montacarichi, una specie di montacarichi, da in cui arrivavano i vari pasti per i commensali appunto che usufruivano di questa sala. Arrivavano proprio dalle cucine e sono posizionate nel piano terra. E vediamo sia la sala in quel periodo, sia la sala oggi negli ultimi anni, totalmente cambiata, diciamo, nei suoi arredi, ma comunque sempre forte nei suoi colori, questa sorta di cromatura veramente speciale che ricorda appunto le ali dei le piume dei pavoni. E siamo poi passati dal periodo storico dell'inizio del Novecento al periodo in cui il San Mezzano si è attivato, appunto è stato attivo, diciamo, come albergo-ristorante dagli anni 70 all'inizio degli anni 90, e in cui quindi sono stati realizzati tantissimi banchetti, tanti ricevimenti. Il castello era aperto tutto l'anno per feste, per compleanni, cene anche di gruppi, di fan club sportivi. Ci sono stati eventi di comitati, conferenze, quindi tantissimi eventi anche negli esterni, nei luoghi esterni. Stiamo parlando appunto della pizzeria, dell'ex pizzeria che è di fronte proprio al castello, che veniva proprio usufruita proprio nel periodo in cui il San Mezzano era albergo e ristorante, quindi molto attivo in questo senso. E proprio in quel periodo vi hanno lavorato tantissime persone, e l'evento del 30 marzo è stata un'occasione per festeggiare un po' un ritrovo tutti coloro che hanno lavorato a San Mezzano o in cucina o proprio come camerieri nel periodo tra anni 70 e 80. E rivediamo anche delle foto storiche appunto
di quel periodo del Castello di San Mezzano come albergo-ristorante, e quel periodo è stato quello di maggior produzione dal punto di vista cinematografico, visto che ci sono state realizzate a San Mezzano più di 20 film, e ho avuto il piacere di descriverlo nel mio libro Il set delle mille notti, Castello di San Mezzano e la storia del cinema, dove ho descritto tutti i set tra cinema, televisione e poi tanto altro, anche set di moda, di fotografia e di videoclip musicali che hanno interessato il Castello di San Mezzano sia negli interni ma anche negli esterni. Alcuni di questi film hanno anche riguardato l'ambito della cucina e adesso li descriviamo. Sono stati sei i film girati a San Mezzano che riguardano appunto il mondo della cucina, il mondo della ristorazione. Si parla di cibo in queste scene oppure di momenti appunto di convivialità, di cerimonie, di banchetti dove appunto vengono degustati dei piatti o ci sono momenti legati alla ristorazione, non solo nel contesto italiano, diciamo così, ma anche di altri paesi, di specifiche ambientazioni appunto in giro per il mondo. Andando in ordine cronologico, si parte da Finalmente le mille e una notte, che sarebbe stato il primo effettivo film girato a San Mezzano, quello che mi raccontava proprio mio padre in quel tempo in cui lui ha lavorato proprio a San Mezzano, e portò anche dei suoi amici per fare la comparsa appunto del film. Uno di questi, lo vediamo proprio nella scena, e cioè è scomparso da poco tempo, e ho dedicato a lui proprio questo mio libro perché è scomparso poco dopo. Lo ho intervistato per raccontare l'esperienza di quel film. Ho scoperto poi che il primo film girato a San Mezzano fu nel 1968, Agguato sul Bosforo, quindi non fu proprio il primo. Pas de la méfiance, mais cette esclave, cette Zumurrude, je ne l'ai vue ni de face ni de fesse. Elle est peut-être vieille et laide. Si tu essaies de me prendre par derrière, cher ami, est-ce que tu n'as plus confiance? Da questo film del 72 sono stati girati altri, vedono scene del mondo della cucina, della ristorazione, comunque del cibo a San Mezzano. Stiamo parlando di Giro Giro Tondo con il Sesso, il Bello e il Mondo del 1975. Al primo locale mi fermo. Certe cose fanno venire fame. Giro tondo con il sesso. È bello il mondo. No, 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 niente, dicevo fra me e me. Io amo il governo, io amo la polizia, io amo tutti. Evviva tutti, evviva! Sono un fenomeno paranormale, il film è un Alberto Sordi, qui siamo in India come ambientazione, nella sala bianca del castello, appunto c'è questa sorta di banchetto di fronte, dinanzi appunto al Maharaja.
Quindi, dove il personaggio, il protagonista, interpretato da Alberto Sordi, è ospite Con l'anima di acciaio, la falsa sepoltura. Ma chi vuole che prenda sul serio queste sciocchezze? Sì, lo so quello che voi sostenete, che qui invece esistono dei grandi guru che si materializzano volando da un posto all'altro. Ma dove stanno? Se nessuno me li mostra, vuol dire che non esistono. Andiamo. Shh, questa è danza sacra, non conosce? Sì, conosco, la sto seguendo. Questa è la danza della bilocazione, è bellissima. Racconta di colui che è stato chiamato da Dio e prescelto come l'eletto e dopo aver passato prove terribili, arriva addirittura a sdoppiarsi, a duplicarsi, apparendo in due luoghi diversi contemporaneamente. È una delle tante sciocchezzole a cui noi dovremmo credere. Comunque, inutile Professore, discutere con venga, questi. il Mavagia vuole Sì? conoscerla, venga, Ah, venga. volentieri. Scusatemi, signore. Venga. È un onore. Altezza, permetta che le presenti il professor Roberto Razzi, il celebre giornalista televisivo italiano attualmente in India per motivi di studio. L'onore è tutto mio, Altezza. Me apko dekhne me bahut bahut khush hoon. Me apka kaam bahut pasand kiya. मैं कापरी एक दफा गया था मुझे बहुत पसंद आया अभी मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ ecco, che sta dicendo? Dice che è contento che lei sia qui, che conosce il suo lavoro, che gli piace tanto Capri dove è stato una volta. Grazie. E in suo onore fa suonare l'in italiano. Thank you very much. Ecco. L'inno nazionale questo. Bravi, bravi, bravissimi. Accidenti, mi sono bravi. Sì, che bocca questa? Non ho capito. Sua Altezza gliele mette a disposizione. Casomai... Casomai che? Casomai dovesse andare alla toilette. È un gesto di estrema considerazione. Sì. Io non lo rifiuterei. Grazie, signore. Grazie, molto gentili. Grazie, Altezza. You are Charlie. Very kind. Thank you very much. Prego, grazie. Professore. Che fa? Lei non viene? Di nuovo? E poi abbiamo Giorni felici a Clichy di Chavrol, in questa villa della Parigi anni 30, sfarzosa, dove vi è appunto questa festa, questo banchetto, dove non solo c'è cibo e bevande a volontà, ma appunto persone appunto vestite in maniera più eccentrica o che si dilettano in giochi legati o al sesso. O all'estremo del piacere, del divertimento. E voilà! Sotto, ragazzi. Andiamo. Poi abbiamo la scena che forse è più iconica nel mondo del contesto del cibo legato a San Mezzano. Stiamo parlando di Il racconto dei racconti, dove appunto Salma Hayek, che è tra le protagoniste di uno dei racconti appunto del film, si degusta, diciamo, un cuore di un drago, questo per far sì che avvenga una profezia appunto un prodigio della nascita di un figlio, appunto, nonostante lei sia sterile. Una scena veramente iconica, appunto, anche nella scelta proprio del regista Garrone, che ha cambiato proprio nel post produzione tutta la struttura della sala, diventata totalmente bianca anche negli arredi, naturalmente, di scena, nelle mura, quando in realtà appunto la sala non è così appunto nella sua struttura, ma questa scena è stata volutamente realizzata così proprio per dare risalto al gesto, al colore rosso
poi è quello dei coloranti, di un dolcificante che degusta appunto la protagonista, e da qui siamo appunto collegati al dolce che del menù della serata è stato deliziato da una panna appunto colorata, per ricollegarsi al film. E poi un altro film è A cena col vampiro di Lamberto Bava, questo film per la TV, si parla proprio di una cena, come se fosse un invito a cena, come un famoso film Invito a cena con delitto, proprio sempre di quel periodo, precisamente degli anni 70, e qui si parla proprio di una scena, naturalmente il tema della scena del cibo è al centro di una scena e del titolo stesso del film, e addirittura è l'unico film in cui si ci addentriamo proprio nelle cucine del castello, vengono mostrate anche le reali cucine, la reale cucina del castello, che si trova nel piano terra del castello di San Mezzano. Quindi tanti esempi della ricca filmografia riguardo a San Mezzano e che vede questo collegamento tra cinema e cucina per quanto riguarda il castello. Levo il calice alla vostra immortalità e al mio agognato riposo eterno. Sasha! Sasha! Alla notte che ci attende, che sarà la nostra. Attenta, il ragno! Mi scusi, ma c'era qualcosa nel mio bicchiere. Te ne sei accorta finalmente? Sono mortificata. Non so che cosa mi sia successo. Non devi preoccuparti. Hai solo macchiato una tovaglia di lino ricamata a mano da più di 300 anni e fracassato un calice di cristallo di Boemia unico nel suo genere per fattura. Quanto la fa lunga. E lei non mangia? Cos'è? Non ha fame? No, è che sono a dieta. Dovrei farlo anch'io, ma non ci riesco mai. A guardarti non si direbbe che devi metterti a dieta. Lei è gentile, ma sapesse. E poi la danza sviluppa più certe parti del corpo di altre. Ma e allora... lei... Sì, hai visto bene. Io non mi rifletto. Ma non è possibile. Eppure la mia immagine non si riflette. Né negli specchi, né in nessun'altra superficie. E perché? Sì, perché? Davvero non riuscite a immaginarlo? Adesso non vorrà farci credere di essere un vampiro o stronzate del genere? È ovvio che no. I denti! Che gli è successo ai denti? Devo pensare che lei sta scherzando, vero? E invece non pensa che sia meglio parlarne mangiando? Gilles! Porta pure in tavola e speriamo che tu non abbia bruciato l'arrosto, almeno per una volta in vita tua. Lo sapevo, è successo di nuovo, ma è colpa del forno. Io non c'entro, ho seguito passo passo la ricetta della mamma e adesso chi lo sente ricomincerà da capo a lamentarsi. Oh, com'è venuto? Come al solito, bruciato! Non solo il cinema, ma anche la TV ha interessato il contesto del connubio appunto tra ristorazione, cibo e San Mezzano. Stiamo parlando di due esempi specifici di uno spot televisivo famosissimo che tuttora viene pubblicizzato come prodotto. Stiamo parlando dell'Amaro Borici Elisir San Marzano, che con questo gioco di parole è simile proprio al nome del castello. Girato negli anni 80, dove appunto viene presentato una sorta di festa all'interno della Sala Bianca, all'interno del castello, e si promuove un prodotto che è comunque legato a una bevanda, e anche il contesto dello spot prevede appunto una festa, un banchetto. Elisir.
Visir San Marzano Bosci, una e mille notti. E poi quello, l'esempio appunto della fiction televisiva, Loriana, che ripercorre la vita e la carriera della grande giornalista fiorentina Oriana Fallaci, interpretata in questa fiction da Vittoria Puccini, e il castello è stato utilizzato come set per la Old Yule Albergo in Pakistan. Si entra in questo castello proprio da un luogo specificatamente vero del Pakistan, siamo realmente in Pakistan, e poi quando si entra in questo albergo siamo in realtà a San Mezzano. Questo è stato un po' il segreto, grazie al montaggio, appunto, in numerosi casi dell'utilizzo del set di San Mezzano per tantissimi film o fiction, come è stato appunto descritto appunto anche nel mio libro. E in questo caso appunto la hall dell'albergo diventa una sorta di sala da tè, ci sono tantissime varie persone sedute in questi tavolini, gli stessi protagonisti di questa scena, di questa fiction, che degustano e vengono serviti, degustano di bevande serviti da un cameriere, e quindi rappresenta sempre un momento di ristorazione o comunque di bevande anche in contesto appunto specifico, anche non italiano, comunque in questo caso estero. Oltre a questo c'è poi un ultimo esempio, comunque sempre legato al cinema, però non girato a San Mezzano, ma viene citato il castello di San Mezzano. Sto parlando del film, fa parte della trilogia, comunque dei film di azione della saga di Kingsman, e il film nello specifico è Kingsman il cerchio d'oro del 2017, e questo film cita in una scena appunto il castello di San Mezzano, ed è anche qui ricollegabile al momento di convivialità, perché si tocca con il coltello, comunque una posata, il bicchiere per richiamare l'attenzione, per inneggiare a un brindisi. Quindi è un po' a conclusione di questo percorso, una conclusione ideale di questo percorso di cucina e cinema e TV legato a San Mezzano, per dare un brindisi finale, un brindisi di saluti e anche speciale, perché è un film veramente di grandissimo successo cinematografico internazionale, cita San Mezzano, quindi a testimonianza di come San Mezzano sia famoso in tutto il mondo. Il revival moresco. Ah, il castello di San Mezzano in Toscana. Bellissimo. Vi ringrazio per l'attenzione, quindi buona visione anche con questi contenuti. Per coloro che visioneranno questo video nel sito e nei canali appunto del comitato, un saluto da parte mia, di Carlo Menicanti, a tutti voi, e un grazie per l'attenzione. Ciao!